Bari si prepara a festeggiare Niccolò Piccini. Alle mie spalle la statua del musicista e compositore classe 1728 per il terzo anno, e così sono tante le iniziative, alcune sulla distanza come il Piccini Opera Festival, compreso nelle iniziative di Bari Capitale, altre però sono già pronte e si schiuderanno nelle prossime ore. Beh, questa sera la statua di Gaetano Fiore, dedicata al nostro compositore musicista barese, verrà illuminata da DMB Italia SRL e suonerà la grandissima musica di Niccolò Piccini con la direzione del maestro Grazia Bonasia. Quindi una grandissima festa a partire dalle 19:30 qui per onorare il nostro illustre concittadino. C'è una curiosità tutta tecnica che ha a che fare con la penna di Niccolò Piccini. Certo, la penna smarrita, la penna perduta. E in effetti siamo in contatto con la sovrintendenza e con lo scultore Mauro Mezzina, che per il risarcimento della penna. Certo, dobbiamo, è lunga, una procedura molto lunga, accurata, però ci riusciremo. Ci stiamo spostando all'interno del Museo Civico perché lì c'è una sorpresa in più. Sì, c'è una grande sorpresa. Anche la street art quest'anno ha festeggiato il nostro compositore Niccolò Piccini. E infatti è stata realizzata da parte dello street artist pugliese Chris Rizek un'opera dedicata al nostro maestro, un ritratto bellissimo che adesso andremo a scoprire insieme, ed è stata davvero una sorpresa straordinaria. Ho voluto omaggiare Niccolò Piccini nel giorno del suo compleanno con uno stencil nel centro storico qui a Bari e di fianco al Museo Civico. Sono stato invitato dal FAI per questa iniziativa e sono molto contento di ritornarci.